quello che vedete qui è una sorta di banco prova itinerante, ma qui non testiamo i motori, non misuriamo le emissioni e i consumi, ma ci limitiamo a verificare la funzionalità e l'efficacia dei sistemi di trazione integrale. Eh sì, perché i sistemi 4x4 sono uno diverso dall'altro e allora abbiamo scelto 6 modelli particolarmente interessanti per andare a vedere come vanno. E qui abbiamo la BMW X3, la Suzuki Vitara, la Jaguar XE, la Mitsubishi Pajero, la Hyundai Santa Fe e la Toyota Land Cruiser. Questa rampa mobile multirulli serve per testare le vetture praticamente facendo una partenza in salita in montagna. Su cosa? Su delle lastre di ghiaccio. I rulli praticamente sono come una lastra di ghiaccio. Qua abbiamo 4 ruliere e quindi possiamo testare le macchine o le due posteriori o le due laterali o incrociate, chiaramente non tutte e quattro perché la macchina non salirebbe per una questione fisica, e la partenza in montagna sul ghiaccio è chiaramente una delle cose peggiori. Il pneumatico non dà nessuna influenza perché il grip è zero, qualsiasi sia il tipo di pneumatico, o di diametro, di larghezza, di marca, slick o non slick, praticamente il grip è sempre zero. Quindi le prove sono comparative al 100% senza nessuna influenza. Qua abbiamo appunto tutte queste vetture a trazione di vari sistemi a trazione integrale e possiamo testare e vedere come funzionano su questo carrello. La Mitsubishi Pajero, che qui vediamo impegnata con due ruote sui rulli e due ruote sul terreno fermo, è una di quelle che, avendo la trasmissione più professionale, è in grado di cavarsela meglio in tutte le situazioni. È anche l'unica a disporre del blocco posteriore che serve quando due ruote slittano e due invece sono sul terreno saldo. La Hyundai Santa Fe 2.2 CRD è dotata di trazione integrale TOD, Torque On Demand. È completamente automatica e dispone solo del blocco del differenziale centrale. Questo comporta in certe situazioni la necessità dell'intervento del pilota per rallentare con i freni le ruote e fare un po' da autobloccante. La Toyota Land Cruiser 3000 diesel è una fuoristrada classica con ripartitore composto da un differenziale centrale bloccabile. Non dispone di una trazione sofisticata come la Pajero e soprattutto non ha il blocco del differenziale posteriore, che la rende un filo svantaggiata nei confronti del Pajero. La BMW X3 X-Drive 2.0 diesel ha un ripartitore X-Drive, appunto, completamente automatico. È studiato per l'uso su strada, però se la cava molto bene anche in condizioni di scarsa aderenza. Il suo intervento è estremamente mirato, cioè molto dolce. La Suzuki Vitara 1.6 DDIS con trazione integrale all grip 4x4 ha il ripartitore che dispone di 4 programmi: auto, neve, sport e lock, su cui deve intervenire il pilota di volta in volta. Il fatto di disporre di cambio meccanico la rende un po' meno fine in certi passaggi. La Jaguar XE a trazione integrale è una berlina che, grazie appunto alle 4 ruote motrici, si può comportare molto bene su ogni tipo di fondo. In realtà è una trazione posteriore in cui l'avantreno, ovvero la trazione integrale, viene inserita a seconda delle necessità. Il pilota può gestirla in base alle esigenze del percorso intervenendo sulla tastiera di bordo. A questo punto tiriamo qualche conclusione. Diciamo che BMW X3 e Jaguar XE vanno piuttosto bene perché affrontano la rampa con grande facilità, l'attacco è buono, c'è morbidezza nella presa di motricità. Per quello che riguarda invece la Suzuki Vitara e la Toyota Land Cruiser, l'attacco è più brusco e soprattutto c'è bisogno di controllare un attimino con lo sterzo la direzionalità. Infine la Hyundai Santa Fe ha avuto bisogno di un aiutino, ma questa volta col piede sul freno per riacquistare motricità, altrimenti è più lenta nella salita.